Un caro e affettuoso saluto a voi tutti da Massimo Lazzaro. Il potere ha sempre mentito ai suoi sudditi. È una questione antica quanto l'uomo. Il suddito, lo schiavo, il sottoposto, il proletario, il sottoproletario moderno non devono mai sapere la verità sui fatti ed i misfatti del potere, ma devono conoscere ciò che il potere riferisce loro, ciò che è dato sapere. Ovviamente un sapere manipolato, atto a far credere che chi comanda lo fa soltanto per il bene del popolo e le multinazionali che vendono i prodotti lo fanno tenendo assolutamente in prima posizione la salute ed il benessere dei fruitori del mercato. Nella società postmoderna, chi osa opporsi al sapere che i media propinano a chiare lettere è considerato un eretico, un delinquente da schiacciare, da insultare. Esiliare, mettere ai margini della società. Da 5 anni a questa parte abbiamo avuto la chiarissima manifestazione di quanto da me asserito. Un esempio fra tutti, uno dei più egocentrici protagonisti del potere menzognero e mistificatore è stato ed è ancora Giuseppe Conte, con alle spalle l'ombra di Beppe Grillo e davanti le moltitudini dei 5 Stelle. Quel Conte e quel Grillo sono uomini eclettici e multiformi. Dapprima compongono un governo fra i 5 Stelle e la Lega, poi un governo fra i 5 Stelle, il PD, la sinistra cosiddetta estrema e Renzi, infine un governo fra i 5 Stelle, la Lega, Forza Italia, Renzi, il PD e la sinistra estrema. Beh, dai porti bloccati alle misure per i socialmente deboli il passo è breve, si fa credere che si è dalla parte dei diseredati per infliggere nuove limitazioni della libertà e della circolazione di persone. Successivamente il nostro Conte, riuscito primo nel progetto mondiale di ristrutturazione del capitalismo mercatistico, di annullare tutte le libertà democratiche e costituzionali dei cittadini, con un semplice decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, atto amministrativo esente da controfirme istituzionali e da discussioni parlamentari. Nel frattempo il grande comunicatore si presentava nelle TV da solo, uomo solo al comando, a propinare una serie di menzogne atte a far credere ai cittadini che lo faceva per il loro bene e la loro salute, nominando un famigerato comitato tecnico-scientifico composto da decine e decine di pseudo-esperti e pseudo-tecnici. Chiusura di fabbriche, uffici, attività commerciali, divieti di spostamenti, libera circolazione di uomini, mezzi e merci, divieto di passeggiare a piedi. E tutti ad applaudirlo, bravo, non v'è che dire, è riuscito dove nessuno aveva mai pensato di arrivare, ha estromesso il Parlamento dalle sue funzioni, ha estromesso il governo dalle sue funzioni, ha impedito che il Presidente della Repubblica esercitasse le sue funzioni, sempre nel caso che avesse voluto esercitarle. Ha inferto un durissimo colpo all'economia di questo disastrato ed inutile paese. Ha umiliato e criminalizzato un intero popolo, facendo addirittura odiare chi usciva di casa per andare al lavoro, riuscendo a mettere gli uni contro gli altri in modo feroce, applicando l'antico ed efficace metodo del dividi et impera. E tutti ad applaudire e a cantare nei balconi, osannando il nuovo dux che si imponeva sulla scena mondiale. Poi è venuto il momento delle vaccinazioni incontrollate di massa e il buon Grillo parlante non si è fidato del Conte, troppo autonomo e poco incline alle decisioni collegiali, e lo ha estromesso dalla carica preferendogli il maggiordomo delle finanze internazionali, il noto Draghi, sicuramente più servile e genuflesso ai poteri forti. Il bravo, bravissimo Conte è stato ripagato divenendo il capo dei 5 Stelle e partecipando col suo gruppo e i suoi ministri al governo Draghi. Ed ecco il via alla terza fase della dittatura italiota tecno-sanitaria, vaccinazioni forzate e per chi non si genufletteva all'inoculazione del santissimo neo-sacramento, insulti e sospensione dal lavoro, sospensione dallo stipendio, dalle attività del tempo libero e ludiche, dagli uffici, dai teatri, cinema, mostre, attività culturali e giù manganellate a chi osava timidamente manifestare il proprio dissenso.
e giù insulti nelle televisioni a chi manifestava dubbi su tutto ciò. E Conte era là, sempre là, a votare in Parlamento ogni detestabile decreto legge, ogni legge liberticida, ogni abominio commesso contro l'uomo, compreso l'ultimo atto davvero esecrabile ed ignobile, l'invio di armi e denaro a un paese nazifascista in guerra contro una superpotenza, come tutti sapete. E tutti ad applaudirlo, bravo, bravissimo Conte. In 5 anni di suoi governi, compreso l'ultimo esecutivo cui ha partecipato coi suoi voti determinanti, è riuscito a cambiare radicalmente l'Italia e gli italiani. Se in peggio o in meglio, lascio a voi il giudizio. Ma la ciliegina sulla torta del nostro Conte sono state le dichiarazioni ultime in Senato durante la discussione per la fiducia al nuovo dinosaurico governo, presieduto stavolta da Giorgia Meloni, frutto della scelta elettorale degli italiani che hanno inteso premiare l'unica forza politica che non è stata mai al governo in questi 5 nefastissimi anni. Dichiarava il nostro intrepido che le colpe di quanto accaduto in questi anni erano da attribuire al governo testé insediatosi, vale a dire alle destre neofasciste, come dire l'ennesima falsità di Giuseppe Conte, al che sembra che la Meloni, sommessamente e con un sorriso sardonico, abbia proferito la frase «che merda». Ora, vorrei dire, tutti sanno che io non nutro né nutrirò mai sentimenti di vicinanza a forze neofasciste più o meno dichiarate, ma in questo caso, e solo in questo caso, mi unisco e proferisco anche io tale epiteto diretto al divino Conte. Che merda! A tutti voi un caro saluto.